Amici di Golf Television, ben ritrovati dalla buca 3 del Golf Club Carimate. Siamo venuti a buca 3 per spiegare un minimo di quello che è la strategia del gioco. Questo è un par 5 con la partenza dall'alta e quindi abbiamo uno slope. Lo slope è la differenza di dislivello tra dove giochiamo e dove la palla cade. In questo caso guadagniamo distanza perché l'arrivo è più basso e quindi andiamo a guadagnare dei metri. Però l'importante è da capire che sull'arrivo del primo colpo abbiamo due bunker che si trovano a circa 190 metri da dove siamo. Abbiamo detto che c'è lo slope, che c'è la differenza, e quindi questi 190 metri diventano 180. E quindi ecco la differenza tra un grande giocatore, un giocatore potente, e un giocatore meno potente. Il giocatore meno potente deve sicuramente fare un colpo a posizionarsi prima dei bunker. Il giocatore più potente può cercare di rischiare e andare oltre. Normalmente gli ostacoli, i bunker, i laghi, i fiumi, li mettono sempre sull'arrivo del colpo, quindi quando noi giochiamo in un campo nuovo che non conosciamo ci conviene sempre guardare la mappa e andare a capire a che distanza hanno messo questo ostacolo, se possiamo passarlo, se vale la pena correre il rischio di passarlo oppure se è meglio posizionarci prima con un altro bastone. La strategia è fondamentale tutte le volte che noi andiamo a giocare. Partiamo quindi per metterci davanti al bunker con un ferro 4 che faccio circa 180 metri e poi andiamo a rischiare giocando il driver per passare. In questo caso, oltre a un discorso di distanza, c'è un discorso di strategia. Quando io vado a giocare il ferro, mi posiziono qua sulla destra del tee di partenza e gioco verso sinistra in modo tale che riesco ad aprire anche il mio dogleg, mentre quando vado a giocare il driver mi posiziono tutto a sinistra per riuscire a tagliare la linea per poter passare sopra i bunker. Iniziamo ora a tirare il nostro ferro. Creo sempre la mia routine. Vengo dietro, prendo il mio punto di riferimento. Devo riuscire a giocare verso il bunker di sinistra. Trovo l'allineamento corretto. Come prima cosa posiziono sempre la faccia bastone, poi posiziono il corpo. Divarico il sinistro, divarico il destro, do un occhio ancora al mio obiettivo e vado a giocare. Ho posizionato la palla davanti ai bunker come avevamo stabilito in precedenza. Andiamo quindi ora a provare il driver. Quindi abbiamo scelto una strategia più aggressiva, decidiamo di passare sopra i bunker, qui dobbiamo tirare un colpo potente e dobbiamo fare sicuramente circa 210-220 metri di volo, quindi tiriamo il driver. Sempre da dietro, prendo il mio punto di riferimento, impugno bene il bastone, guardo bene dove sto mirando, divarico sempre prima il piede sinistro, poi divarico il piede destro e vado a giocare. Ho tirato una gran palla, sono riuscito a passare i bunker come avevamo visto. Due strategie in base al fatto se voglio posizionarmi prima o dopo i bunker. Vi aspetto alla prossima puntata.